Ok, allora, buonasera, buongiorno, dipende Fuso orario. dagli orari, dai fusi. Allora, questo è il secondo video. Il secondo video che qui facciamo vedere, prima abbiamo fatto vedere Zanzuan, come stare fermi, come praticare da fermi per poter accedere a questo tipo di pratica. Adesso facciamo un esercizio. Un esercizio che lo definiamo radice troncorama. Che cos'è la radice? La radice troncorama è un principio, è una modalità più che un principio, perché il principio è concentrazione, espansione, ma nella modalità radice troncorama. Che cosa vuol dire? Radice troncorama vuol dire che prima le parti del corpo preposte a muoversi prima sono le parti dove nasce, dove c'è la radice, dove nasce l'arto, no? Per cui sulle gambe c'è la radice, è questa, il tronco è questa e i rami sono i piedi, mentre nelle braccia la radice, il tronco e il ramo. Quindi c'è questa successione di movimenti per poter far fluire l'energia, per poter anche sentirla, perché noi normalmente noi muoviamo prima i rami, prima le mani, i piedi, invece va mosso prima la radice. Queste sono due: radice, tronco, ramo. Radice, tronco, ramo, due volte. Radice, tronco, ramo, delle gambe, delle braccia, del corpo. La radice è questo punto, il sacro. La colonna rappresenta il tronco. Le braccia e le gambe sono i rami, perché sono tre livelli. Noi adesso studiamo questi tre livelli. Facciamo questo video per capire questo esercizio in questi tre livelli. Prima c'è un livello fisico, assolutamente osseo, muscoloso, perché non si può fare a meno di superare questa parte, perché la pratica consiste nel lavorare con il corpo. E quindi poi, lavorando sul principio, cosa succede? Che il mio esercizio migliora, 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 finché poi si eleva a un'area più energetica che fisica. Ma questo è col tempo, quindi ognuno, se pratica un giorno alla settimana, ci metterà 10 anni; se pratica tutti i giorni, ci metterà un anno per imparare questa cosa. Quindi, ma questo non si impara, non si finisce mai, perché noi non facciamo una cosa come la vita, come ogni cosa sulla terra. Non, niente nasce, niente muore, tutto si trasforma. Quindi noi partiamo da un progetto e miglioriamo continuamente, come un'evoluzione, come un percorso della nostra vita. Quindi questo esercizio lo facciamo in questo modo, lo facciamo anche vedere così. La prima parte è: piego l'anca, solo l'anca, poi piego il ginocchio, solo il ginocchio, poi piego la caviglia quando scendo, e poi mando avanti l'anca, si tira il ginocchio, si tira la caviglia. Quindi questo fisico, proprio fisico. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attenzione a non fare 1. 1 sono già tutte e tre piegati, quindi è molto importante fare piano, coscienti, con la mente dentro, ginocchio, caviglia, anca, ginocchio, caviglia. Sia nella discesa, in pratica il corpo cosa fa? L'articolazione fanno tutti dei cerchi, vedete? All'inizio è facile che uno, non avendo un rapporto con il corpo, fa l'anca, e poi quando fa il ginocchio fa anche la caviglia. Queste tutte e tre, quindi devo stare attento. Anca, ginocchio, caviglia, anca, ginocchio, caviglia. Quindi molto importante questa prima parte, perché questa ci mette veramente in relazione con la terra, come abbiamo Certo. spiegato nell'altro video.
ci mette in relazione con la terra. Quindi è importante che questa relazione abbia questa natura. E questo è il primo livello. Ok? Solo le gambe. Adesso mi faccio aiutare dal mio amico Antonio, sempre così spiego meglio. Qua. Spiego meglio le cose, visto che qua. E lui è un praticante di circa 7 anni e quindi ha già una certa esperienza sul movimento e su come gestire questo rapporto. Quindi adesso facciamo vedere questa parte. Ti metti così e quindi l'anca, il ginocchio e la caviglia. E poi anche il ginocchio e caviglia. Ok? Quindi questo qua ci vuole un po' di tempo per impararlo. Non pensiate che sia una cosa... io non faccio cose semplici, faccio cose un po' complicate perché non mi piacciono le cose semplici, quindi le propongo. Quindi continuiamo con questa anche ginocchio e caviglia. Ginocchio, caviglia, anca, ginocchio. Perché questo bisogna ripeterlo tante volte. Ok? Questo è il primo livello. E adesso semplicemente spieghiamo tutta la sequenza con il primo livello. Ok? Adesso ci mettiamo. Tu ti metti di là e girato di là. Perché dobbiamo far vedere questa situazione. Quindi, questo qua c'ha un processo, abbiamo detto, ma adesso non sto qui a elencarlo, perché lo faremo nella seconda fase come possibilità di cambio di livello. I tre livelli semplici, questi sono semplici. Quindi facciamo anche ginocchio, caviglia, anca, ginocchio, caviglia. Poi aggiungiamo le braccia e facciamo anca, spalla, ginocchio col gomito, caviglia con le mani, anca, ginocchio, caviglia, anca, ginocchio, caviglia. E ritorniamo. Questo è il secondo livello semplice. Anca, spalla, ginocchio, gomito, caviglia, polso. 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 Qui cominciamo a inserire i tre principi che noi adoperiamo per migliorare questo esercizio. Quindi facciamo, piego in avanti, lascio andare le braccia, faccio dietro avanti, sono due direzioni, giù e su sono due direzioni, avanti dietro sono due direzioni, su e le mani giù sono due direzioni. Questo è per far vedere le direzioni. Quindi dietro avanti, giù, su, avanti, dietro, su e giù. E cambio faccio, secondo principio, la seconda modalità è radice tronco ramo, che l'abbiamo fatto prima. Quindi anca, spalla, ginocchio, gomito, insieme, caviglia, polso. Anca, spalla, ginocchio, gomito, caviglia, polso. Lo facciamo un'altra volta. Anca, spalla, ginocchio, gomito, caviglia, polso. Anca, spalla, ginocchio, gomito, caviglia, polso. Vedete con quanta meticolosità, con quanto piano piano bisogna fare. A questo punto facciamo il terzo principio, che è questo. Apro la schiena, quindi uso questo termine perché mi riferisco a davanti, quindi davanti si concentra, dietro si apre. Quindi concentrazione,
e poi espansione. Si apre pancia e petto. Concentrazione. Espansione. Nella concentrazione cosa parte prima? Il Ming Men. Poi nell'espansione parte Tan Pien. Tan Pien. Concentrazione. Espansione. Concentrazione e espansione metto in relazione due meridiani importanti che sono Lumai e Renmai. Quindi quando uno chiude l'altro è aperto e quindi arriva energia yang. Quando si apre, questo chiude dietro, si apre davanti, arriva energia yin. Per cui per chiamarla energia c'è bisogno di questo rapporto yin e yang. Ok? E questo ci vuole ancora un po' di tempo, perché non è semplice, perché bisogna abituarsi a muovere le articolazioni, che sono le armonie esterne, giusto? Le tre armonie esterne, quindi quando si piega il ginocchio, l'anca, spalla, ginocchio, gomito, caviglia, polso. Ecco, questo abbiamo detto. Adesso andiamo a completare questa cosa, sempre nel modo semplice, fisico, senza pensare ad altro. Facciamo questo. Ecco, volevo dire questo. Perché facciamo questa cosa qui? Perché nel Tai Chi è molto importante capire il perché si fanno. Allora, adesso facciamo vedere perché io devo fare questo coso. Perché io quando nella mia vita incontro sempre qualcosa in mezzo, che adesso lui rappresenta una densità d'aria tale che io non posso andare oltre, perché sennò, e io non voglio usare la forza, perché se usassi la forza magari riuscirei anche, ma non voglio usarla. Quindi quando vado dietro avanti, poi trovo l'ostacolo, lo aggiro ed entro nel suo vuoto. Lui pesa niente così, quindi non devo fare nessuno sforzo. Ecco perché. Quindi questo è entrare nel suo vuoto. Cioè, nel suo vuoto dov'è? Dove non c'è il corpo, perché qua c'è il suo corpo. Quindi aggiro questa sua, nello stesso tempo schiaccio l'aria, lui perde il contatto con la terra e va via. Semplice, non bisogna fare. Questo è la stessa cosa. Chiunque che pratica in un certo modo lo sa fare. Io non voglio resistere, perché io potrei anche resistere, ma a me non interessa. Mi interessa sentire che lui ha capito l'esercizio, no? Non combattere. Il nemico peggiore di siamo noi stessi, di noi. Noi dobbiamo combattere con noi, non con un amico che gli chiediamo per favore vieni a provare questa cosa, e anche con la nostra Franca che dice per favore vieni a ascoltare quello che diciamo, così poi ce lo traduci in inglese. Ecco, tutto questo è. Quindi abbiamo fatto. Perché questa cosa? Perché quando fa nel Tai Chi c'è questa roba qua, avanti, dietro, pa, e dice, ma perché è questo, no? Perché devo fare questa roba qua? Perché devo immaginare che incontro qualcosa, che non sempre io mi trovo in questa condizione di poter muovermi come voglio, perché il mio obiettivo è capire, comprendere il pieno, dove c'è pieno, dove c'è materia e dove non c'è materia, perché noi con la nostra rigidità ci scontriamo ogni volta con il vuoto, e questo non fa bene né a noi né al vuoto. Quindi noi facciamo queste ricerche di mescolarci, perché questo pieno e questo vuoto vengono dalla stessa radice. E quindi è importante capirlo nella propria vita, uno, nella propria curiosità e nella propria elevazione di evoluzione.
Quindi adesso facciamo quello un po' più difficile, cioè più completo, non più difficile, perché tutto è difficile. Quindi faccio prima, dietro, avanti, giù e su, questo piccolino, diciamo. Adesso devo fare uno un po' più grande perché devo aumentare. Uno un po' più grande e vado dietro, avanti, giù e su, avanti, dietro. Ma devo fare anche sinistra e destra, e poi dietro, avanti, giù e su, avanti, dietro, su e giù. Ok? Ho fatto le direzioni. Adesso facciamo radice, tronco, ramo. In questo cambiamo e facciamo un livello più alto, che il sacro va dietro, la colonna si distende, braccia e gambe fluttuano insieme, trovano un'armonia. E poi ancora, il sacro va dietro, la colonna si distende, le braccia e le gambe insieme all'opposto si muovono. E ancora. Il sacro va dietro, la colonna si distende, le braccia e le gambe si muovono insieme. Ok? Poi cosa faccio? Cambio principio, faccio concentrazione speciale, perché io ogni esercizio che faccio, e noi ne facciamo tanti che si chiamano fondamentali, perché devo rappresentare poi la forma è fatta di tanti piccoli esercizi che si legano insieme, ma li devo lavorare prima per poterli fare tutti insieme. E quindi faccio concentrazione, espansione, concentrazione, apro la schiena, un po' più ampio adesso. Espansione, apro la pancia e il petto. Concentrazione ancora. Destra e sinistra. Espansione. E abbiamo fatto i tre principi e l'esercizio. Questo è il primo livello. Sono tre livelli del primo livello. Le gambe, braccia, solo una connessione. Perché facciamo questo? E poi abbiamo fatto il resto. Il resto cos'è? Sempre per questo motivo. Adesso io cosa faccio? Incontro Antonio, che è sempre in mezzo ai piedi qua. Incontro Antonio. Ma lui ha capito che io voglio fare questo. Voglio fare questo, no? E quindi mi segue. Se mi segue. Guardate cosa succede, se io faccio questo, lui mi segue e mi butta via, quindi io ho perso il mio centro perché lui ha seguito il mio. Quindi cosa faccio io quando incontro Antonio che sento che lui mi segue? Vado dall'altra parte, eccolo qua questo. Vado, se non posso entrare di là perché lui ha capito che io vado, vado di qua. Quindi ho due possibilità, ho più possibilità, diciamo. Quindi quando faccio questo, sento lui perché questo è un ascolto. Se posso andare, ok, vado. Se invece lui mi segue e scende con me, io sento questo e vado su quell'altro che è. Questo sull'esterno, quando vado sull'esterno, perché lui quando vado qua. Potrebbe, fammelo tu adesso, che lo faccio io. Che succede? Questo io scendo, lui va sopra, vai sopra, eccolo qua. Io vado dietro, ma me lo tiro lui. Ecco perché lui ha bisogno di fare quell'altro esercizio, perché c'è, qua c'è, adesso lui è stabile, io vado dietro, eccolo qua. O vado, oppure quando è finita la sua corsa, no, lascia, distinzione,
senza che lui tiri, lo faccio io. Quindi uno, qui non c'è perché lui fa questo, faccio questo e lui tira. Io devo lasciarmi andare, no, non rigido, lo lascio andare. La distensione dei miei muscoli, lui sta tornando indietro perché i miei muscoli fanno e tornano. Non devo fare io qualcosa, se no. Allora, adesso facciamo l'altro. Quindi, io faccio questo, lui fa questo, io faccio questo, lui fa questo, poi torna. Io cosa faccio quando torna? Me lo trovo addosso. Invece esco fuori, sinistra e destra, guardate, l'ho già bloccato, ma io non spingo lui, io solo esco fuori e lui va via, capito? Quindi devo fare sinistra e destra, perché? Perché altrimenti vado incontro a lui. E questo, adesso facciamo vedere, sempre semplice, ma non c'è niente di semplice, che questo lavoro si può fare a coppie, molto carino, che è questo, una volta faccio io e una volta fa lui. Lui adesso fa questo, perché mi aiuta, fa un burattino, il burattino, e io mi alleno a fare così no, così sì, tac, poi tac, poi non lo faccio avvicinare, lo faccio andare di là, poi lo tiro su, poi lo tiro giù, poi questo. Posso fare questo, sempre. E lui solo sente, ascolta me, poi lascio questo e questo. Vedete? E io mi alleno, perché qui non devo mettere i muscoli, devo solo essere connesso sopra e sotto. E lui fa la stessa cosa, quando prova lui. Tac. Io mi appendo e aiuto lui. Io sento molto, senza rigidità, piano piano, si sente piano piano, si sviluppa un'energia particolare che uno la sente anche qua senza dover fare niente. Questa è la seconda parte, questo è il livello base, ma fatto tu completo. Un livello base fisico, scheletrico, no? Perché si chiamano in causa le articolazioni. Nel prossimo video spiegheremo poi come invece ammorbidire questa parte, perché non è solo articolare, ma è anche quando piego, poi questa cosa deve scendere, perché deve scendere. Perché questo? Perché noi, stando dritti, le gambe tengono il peso del corpo. Quindi, perché faccio questo? Perché per sganciare il peso dalle gambe. Allora posso lavorare con le gambe morbide. Ho bisogno di fare questo per svuotare le gambe, perché le gambe devono essere vuote, non devo sempre essere così i muscoli, perché devono tenere il corpo. Io devo abituarli che posso stare in piedi attraverso lo scheletro, non i muscoli. Questi possono essere, io non ho più muscoli che devo tenere sulle gambe. Questa, capito? Lo scheletro si tiene da sé, ci sono i muscoli fibrosi che ci proteggono, che ci fanno stare insieme in piedi. Quindi sgancio il peso. E poi faccio questa esperienza di muscoli rilassati. Ma questo è il secondo livello, quindi per adesso bisogna praticare un po' a fare questa cosa qua. Io vi ringrazio. Ciao! E ringrazio alla prossima. Anche Antonio, e ringrazio Franca, ma aspetta un attimo che adesso... Iscriviti e condividi i nostri video con i tuoi cari.